L'ente bilaterale dell'artigianato piemontese ha celebrato i 20 anni dalla fondazione a Palazzo Lascaris. La cerimonia si è svolta con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa e della Regione. Oltre al presidente dell'ente, Valerio Bellero, e al vicepresidente nazionale, Vincenzo Lacorte, ha partecipato l'assessore regionale al lavoro, Claudia Porchietto. Presidente, cosa hanno rappresentato questi 20 anni per voi? Ma una grande novità. L'ente bilaterale nasce perché il datore di lavoro e il suo dipendente possono avere interessi diversi, non vanno d'accordo e quindi nasce l'ente bilaterale. Da noi è il contrario, noi non c'è il conflitto, è un'intuizione, è un miglioramento, è una roba che ci siamo messi d'accordo facendo lavorare le nostre organizzazioni e i sindacati per affinare, per migliorare, per garantire delle cose, ma nel quieto vivere. Vicepresidente, in cosa consiste praticamente la vostra attività? Allora, l'ente, l'EBAP, è un'organizzazione che si rivolge a una platea di 65.000 artigiani e 16-17.000 imprese. Abbiamo dato una grande mano proprio in termini di sostegno al reddito, in termini di prestazioni individuali, di sostegno alle famiglie, ai ragazzi che vanno a scuola, borse di studio, una miriade di prestazioni economiche per un valore di milioni di euro che ogni anno eroghiamo alle imprese.